Oggi è il 9 novembre 2019. Il 9 novembre è un giorno che merita attenzione perché lo possiamo definire uno dei giorni, un giorno della rivoluzione, del processo rivoluzionario. 30 anni fa cadeva, come tutti quanti sappiamo, il muro di Berlino. Meno di noi hanno presente che esattamente 220 anni fa Napoleone Bonaparte, in questo giorno, il 9 novembre 1799, 18 brumaio dell'anno settimo, compiva il suo colpo di Stato, prendendo il potere in Francia, nonostante fosse stato cacciato in malo modo dall'Egitto e i suoi serviti proprio nel 1799 cacciati dall'Italia. C'è un parallelo tra il 9 novembre del 1799 e il 9 novembre del 1989. Eh sì, ce ne sono tanti di paralleli, sia perché la Rivoluzione francese e Napoleone sono l'antefatto, che la grande madre con tanti figlioletti, di cui uno di questi piuttosto, diciamo così, si chiama comunismo. E sia anche proprio come evento in sé, sia nel 9 novembre del 1799, sia nel 18 brumaio, e sia nel 9 novembre del 1989, in cui molti di noi c'erano, se lo ricordano, erano insomma già grandicelli, chi è nato dagli anni 70 in su, se lo dovrebbe, almeno inizio anni 70 in su, se lo dovrebbe ricordare. E il parallelo c'è anche nel fatto che in tutti e due i casi la rivoluzione sembra fare un passo indietro. Nel 18 brumaio dell'anno settimo, in fondo, torna un uomo forte, però non è più Robespierre, ghigliottina, il terrore, la morte, le stragi, il Comitato di Salute Pubblica e tutta la follia repubblicana. Torna un uomo forte, un militare, il quale restaura l'ordine, non fa tornare il Borbone, anzi, li combatte e li uccide il Borbone, ucciderà il Duca d'Enghien, diciamo così, di lì a poco. Ma nello stesso tempo uccide pure i Giacobini, li ferma, restaura l'ordine. Di lì a poco, 4-5 anni dopo, farà il 2 dicembre del 1804, si farà eleggere imperatore e tornerà con tutta la famiglia a vivere a Versailles. Napoleone rappresenta, in poche parole, un passo indietro della rivoluzione, perché era andato troppo avanti, creando una sintesi tra l'ancien régime, l'antico regime monarchico, e monarchico borbonico, legittimista, e la rivoluzione francese, repubblicana, rivoluzionaria, liberale, giacobina che sia. Napoleone le incarna entrambi. E quindi si fa un passo indietro, ma in realtà, attenzione, è per consolidare quelle conquiste che erano state fatte. Sì, diventa un dittatore, sì, di lì a poco diventa imperatore, torna a Versailles, però la rivoluzione è stabile, è ferma. C'è una nuova dinastia nelle sue intenzioni, la sua, ma è quello che lui ha fatto, è fatto. Il concordato con la Chiesa, il nuovo diritto civile, il diritto amministrativo con il cambio della Francia, poi tutte le conquiste militari, soprattutto la rivoluzione portata in Europa e quindi nel mondo. Napoleone è un passo indietro della rivoluzione per consolidare quello che aveva già fatto la rivoluzione. Poi le cose andranno in altra maniera anche dalla stessa volontà di Napoleone, ma questo ci porterebbe lontano. E qual è il nesso con 9 novembre 1989? Apparentemente sembrerebbe, molti di voi ingenuamente forse penseranno, che è stata una data, come dire, di sconfitta della rivoluzione. Cade il muro di Berlino e di lì, in un processo velocissimo di nemmeno 2 anni, compare il comunismo dal mondo, quasi, perché in Cina c'è ancora, anche se pure lì ormai è cambiato, perché insomma Cuba qualche residuo qua e là, ma insomma il comunismo classico, il comunismo quello duro e puro, quello brutto, quello insomma Lenin, Stalin, sta gente qua, il comunismo questo qui non c'è più. Non è proprio esattamente così. Mi dispiace anche per tutti coloro che in qualche maniera pensano che Giovanni Paolo II abbia sconfitto il comunismo. Purtroppo dobbiamo cominciare a dire che non è esattamente così la cosa. Possiamo ammettere che abbia forse anche involontariamente contribuito, perché questo non lo si può negare, perché almeno in Polonia ha contribuito, e la Polonia è stato l'inizio della distruzione, dello sgretolamento del comunismo.
ma la questione è molto più complessa, va oltre la Polonia, va oltre Giovanni Paolo II, va oltre gli stessi protagonisti di quei giorni, anche oltre Gorbaciov, Shevardnadze, vi ricordate questi protagonisti? Va oltre loro. Il comunismo non era destinato a durare in eterno, nemmeno nei piani dei comunisti, nemmeno nei piani della rivoluzione. Già lo stesso Marx lo dice chiaramente che il comunismo, che per chi conosce Marx veramente, non a chiacchiere, ma veramente, il comunismo è una fase transeunte del processo rivoluzionario. L'esito ultimo, quando dico comunismo, intendo dire la dittatura del proletariato, quello come si è avuta in qualche maniera, diciamo, in Russia, Cina e così via. È una fase transeunte. La meta ultima del processo rivoluzionario, ciò che porterà fine alla dialettica della storia e quindi al processo rivoluzionario, è l'anarchia. E questo Marx lo dice chiaramente. A un certo punto bisognerà. Dobbiamo fare la rivoluzione del proletariato, ammazzare tutti i borghesi, ammazzare tutti, abolire la proprietà privata per fare il comunismo. Ma poi un giorno bisognerà superare lo stesso comunismo che comunque prevede ancora lo Stato, una statolatria hegeliana di sinistra in qualche modo, per poter arrivare all'anarchia. L'anarchia è la vera ultima meta dell'umanità che libererà gli uomini per sempre. Naturalmente l'URSS era una sorta di Tutankhamen, diciamo così, che si reggeva in piedi per miracolo, che andava distrutto, non poteva più reggere, la guerra con gli Stati Uniti l'aveva. Certo, loro ci hanno provato, proviamo a vincere la guerra col capitalismo occidentale, se vinciamo abbiamo vinto. Siccome non hanno vinto, anzi, sostanzialmente è chiaro che militarmente parlando gli Stati Uniti d'America, l'Occidente era più forte, economicamente non ne parliamo proprio, quindi a quel punto il comunismo ha dovuto autodistruggersi per rinascere in qualcosa di nuovo, in qualcosa di diverso, in un cammino verso l'anarchia, verso la meta, vera meta finale. Questo qualcosa di diverso doveva impiegare il capitalismo stesso, il liberalismo stesso, nella meta finale. Cosa voglio dire? Mi spiego. Tesi, antitesi e sintesi. È la più grande delle rivoluzioni, è il passo più grande della rivoluzione. Quello, ormai dai tempi della Rivoluzione francese, liberté, égalité e fraternité, quindi andavamo avanti con liberté e égalité che si scontrano. La liberté produce disuguaglianza, l'égalité produce l'uguaglianza ma toglie la libertà. Dobbiamo superare questa dicotomia in un regime nuovo che comprenda tanto la liberté che l'égalité e che ci porti alla fraternité, ma la fraternité loro è l'anarchia. È quello che sta accadendo da 30 anni a questa parte, specialmente dagli anni 90 in poi, con un crescendo esponenziale negli ultimi 20 anni, 15 anni, 5 anni, soprattutto in Europa più che negli Stati Uniti d'America. E paradossalmente, invece, il luogo dove accade meno questo, paradossalmente, è proprio la Russia, sono proprio i paesi ex comunisti. Questo è un paradosso della storia che spiazza tutti, tutti, ma proprio tutti, anche chi aveva perfettamente previsto e spiegato tutto questo su questo ultimo punto. Non capisce, non accetta la realtà. La verità è che, in qualche maniera, la storia ci sta superando a tutti. Oggi non esiste più il comunismo caduto il 9 novembre del 90, del 1989, ma esiste il comunismo. Esiste nelle varie forme un comunismo abbastanza saldo, anche se non è più quello di prima, come in Cina, come a Cuba, in altri particolari posti. Un comunismo cambiato perché mischiato col capitalismo, col supercapitalismo, con la superfinanza, che è quello che esiste esattamente da noi, esiste esattamente in Europa, in Germania, in Francia, in Italia, in Spagna in modo particolare. E che con più difficoltà sta tentando di attecchire anche negli Stati Uniti, perché è chiaro che il piano Clinton-Obama è esattamente quello. Invece, è chiaro che l'attuale presidente degli Stati Uniti scombina un po' le acque, quindi va fatto fuori con un impeachment per far tornare loro, o per far tornare al limite anche un repubblicano, ma più aperto a questo cambiamento. La soluzione, la sintesi, diciamo così, del mondo liberal capitalista e del mondo social comunista che deve attuarsi dopo il 1989, quindi diciamo così per il XXI secolo, per il secondo millennio, questa sintesi è appunto la superfinanza, il mondo della superfinanza che è capitalista perché chiaramente è la superfinanza,
che non abolisce brutalmente la proprietà privata, diciamo così, legislativamente, ammazzando i culachi, ammazzando tutti e mettendo tutti a fare la fila per comprare le patate, come accadeva col comunismo. Questo per il momento non più. La proprietà privata rimane, ma rimane soprattutto proprietà privata dei grandi banchieri, dei banksters, come si suole dire, dei grandi banchieri. Quella rimane tutta, sempre più forte. E invece rimane una proprietà privata delle piccole persone come noi, ma sempre più, innanzitutto sempre più ridotta dalle tasse. E secondo poi dal meccanismo del debito pubblico che produce le tasse, che produce praticamente l'impoverimento generale, che produce soprattutto la distruzione di ogni impresa familiare, di ogni piccolo tentativo di aprire un negozio, di aprire un'associazione, di aprire una ditta, di mettersi in proprio. È un comunismo, diciamo, lassativo, che di goccia dopo goccia che avanza, non più con i carri armati come prima abbiamo detto, ma avanza inesorabilmente come un treno che va piano ma che va verso la sua meta e che questo e più va avanti e più riduce tutti uguali, tranne i grandi signori del mondo. E quindi è un mix di capitalismo iper-mega finanziario, diciamo così, e social comunismo progressivo basato sul debito pubblico, che come sapete è tutto inventato naturalmente, sui meccanismi del debito pubblico che regolano anche i governi. Non ci piacciono le elezioni, ma non vanno secondo i nostri gusti. Arriva lo spread, arriva il debito pubblico, arriva la crisi finanziaria e quelli saltano. Togliamo tutto e mettiamo il professore universitario di turno per sistemare le cose e poi praticamente, uccidendo la libera impresa, la possibilità di arricchimento, aumentando sistematicamente le tasse e controllando tutti. Questo non è neanche questo la meta finale, perché la meta finale è veramente il comunismo come l'uguaglianza assoluta, quella della meta finale, da ottenersi però con queste vie per il momento, parallelamente a, come dire, alla disintegrazione degli stati nazionali e alla creazione di uno Stato unico che è la Repubblica Universale, il sogno della grande massoneria da sempre, il controllo unico dell'umanità, oggi facilitato non solo dalla finanza internazionale che controlla tutte le banche del mondo, tutti i soldi del mondo, ma anche da internet, chiaramente da internet, dai mezzi di spionaggio, dalle telecamere che sono dappertutto, per arrivare poi al microchip, alle carte di credito, scusate, che adesso imposta, per cui ci controlleranno anche di più anche i soldi dentro casa, non potremo fare dentro le tasche, non potremo fare più nulla, fino ad arrivare al futuro microchip. Ecco il piano fondamentale che si sta creando. E in più, in tutto questo, questa finanza internazionale è peggiore del comunismo. È peggiore del comunismo perché anche se ci lascia ancora comprare il formaggio, il salame, il dolcetto, il panettone, pure la seconda casa per qualcuno, ancora per il momento ce la lascia, ma tanto arriveranno gli immigrati a prendersela tra poco nei loro piani, ma diciamo così, ancora ci lascia qualcosa, in verità, molto più pervasivamente dello stesso comunismo, ci obbligherà ad accettare cose folli come il gender, come l'omosessualizzazione della società, come la genderizzazione della società, come l'eutanasia imposta che viene scelta dal medico, non più dal paziente. Piano piano quella è la meta e ovviamente vinceranno i concorsi di primarie degli ospedali coloro che si adeguano a questa visione, esattamente come diventano colonnelli, generali e capi di stati maggiori coloro che si adeguano a questa visione. Gli altri rimangono soldati semplici, tutta più vanno in pensione così, tenente, colonnello, ma non contano nulla, insomma, ecco, parliamoci chiaramente. Chi si adegua va avanti, ottengono le cattedre universitarie, si adegua a questo sistema. E non parliamo poi nel deep state, per dire nei ministeri dello Stato, fa carriera chi diventa funzionario di questo sistema. In pratica, noi stiamo andando, si sta realizzando con una velocità spasmodica una società che non è vero che non è più comunista, è assolutamente comunista, ma è assolutamente capitalista. Ma com'è possibile? Come può essere veramente libertà ed egalità insieme? Lo è diciamo così, nella fraternità anarchica della finanza internazionale. Loro sono ricchi, hanno proprietà privata, libertà, fanno quello che vogliono. Noi siamo le vittime del comunismo, più che mai. E non avremo per ora, no, ci stanno limitando la libertà e poi ci limiteranno anche i soldi, ci toglieranno anche i soldi, ce li controlleranno quel tanto che serve per vivere, per poter lavorare, non diversamente
dagli schiavi dell'antichità, non diversamente da quello, e questo è il grande piano di realizzazione della cosiddetta anarchia. Concludo. Signori miei, il 9 novembre 1989 non c'è niente da festeggiare. Sì, lì per lì lo capisco, io pure ero un giovane universitario, anzi no, mi ero già laureato, appena laureato, non mi pareva vero, quindi ero un ragazzo, 25enne, incredibile, ma vero, è caduto il comunismo, che ci poteva credere? Ve lo ricordate il 24 dicembre, io torno a casa e mi vedo fucilato Ceausescu, sono cose che chi c'era quei giorni, no, le ha vissute, è una gioia immensa, lì per lì, d'accordo, l'entusiasmo, ma la storia è molto più complessa. Per cui sì, per carità, bene che è caduto il muro, bene che sono caduti i regimi comunisti, le fucilazioni di questo e di quest'altro, tutto bene, lì per lì. Ma non dobbiamo illuderci. Ormai dopo 30 anni, per essere tutto chiaro, è stata una tappa di autodistruzione del processo rivoluzionario per creare una tappa nuova, come dire, la terza rivoluzione, il comunismo si è suicidato, per creare la quarta rivoluzione, che è quella che noi stiamo vivendo in pieno, la quale poi deve creare la quinta rivoluzione. Che è quello che ci aspetta. Ecco, in questo, come Napoleone fu utilizzato dalla massoneria per bloccare la rivoluzione, ma per fermare i punti fermi, per poi rilanciarla, così 30 anni fa è caduto il comunismo per creare un nuovo comunismo, che era l'unione di capitalismo e comunismo in una finanza la quale ha un piano, ha un progetto di rivoluzione e sovversione ben più ampio, perché diventa non solo economico, sociale o politico, ma anche antropologico e perfino metafisico, che è quello che noi stiamo vivendo oggi. Qualcuno dei nostri politici è capace di fare un discorso del genere? È capace di portare avanti un discorso del genere? È capace di far capire alle persone, di creare scuole di formazione politica, culturale, per far capire queste cose alle persone, per aiutarle a ragionare, a pensare, a impegnarsi, a reagire, per aiutare a creare la nuova iniziativa della proprietà privata? Perché nuove iniziative, diciamo, con proprietà privata intendo dire di lavoro, cioè iniziative, appunto, negozi, associazioni, in qualche modo la libera imprenditorialità tipica degli italiani sarebbe un'arma fenomenale per fermare tutto questo. C'è qualche partito, qualcuno che è capace di spiegare queste cose, che è capace di farsene promotore e di acquistare milioni di voti? Dice tutto questo è out. Ma questa è drammaticamente la realtà delle cose. Ecco, a 30 anni esatti e a 220 anni esatti, mi sembrava opportuno invitare alla riflessione. Grazie a tutti.